ci si ritrova in questa piazza centrale della nostra città e mi sembra che ci sia anche un bel affollamento. Sì, c'è un bel clima, la giornata ci, diciamo, ci avvantaggia e diciamo, forse per la prima volta dopo la pandemia, che ancora non è finita ovviamente, si rivedono tanti ragazzi, c'è una bella partecipazione del liceo scientifico e vedo anche che c'è tanta partecipazione, tanti visitatori, perciò anche l'incasso di questa sera dovrebbe insomma essere un buon incasso. Che tra l'altro di questi incassi c'è una necessità strutturale proprio. Sì, diciamo che all'ospedale c'è sempre bisogno, no? dalle piccole cose alle cose più importanti, perciò avere una disponibilità finanziaria ti permette di essere pronto quando le cose necessitano. Abbiamo fatto questa iniziativa nel centro polivalente della Proloco di Subbiano, Marino Famercato ci ha offerto gentilmente la cena e devo dire che la gente ha risposto, noi potevamo mettere dentro il circolo 250 persone, ne abbiamo un po' sforato, ne abbiamo messe 280 e la Proloco di Subbiano ha destinato al Calcit oltre 2.800 euro, perciò una bellissima serata, i musicisti molto bravi, perciò è molto anche contenti di ricominciare appunto a suonare. Siamo venuti qui con la nostra scuola perché appunto quest'ultima ce l'ha proposto e siamo qui per il liceo Re di D'Arezzo e quindi siamo venuti a partecipare a questa giornata per contribuire a raccogliere i fondi per la Fondazione Calcit. Molto importante anche perché ci fa crescere come persone, ci propone anche nozioni di marketing in qualche modo e inoltre anche per la nostra morale etica è un qualcosa di decisamente incisivo e per non parlare anche, vabbè, cosa molto minore, ma abbiamo anche qualche supplemento per i crediti scolastici, cosa che ci fa anche utile, ma non è questo il caso, non lo facciamo anche solo per questo.